Io per caso ho iniziato nel 2003 perché non era programmato che iniziassi a lavorare nel 2003. Dopo una sessione all'università andata molto male perché mi bocciarono a tutti e due gli esami e c'avevo bisogno di stimoli, mancavano 9 esami, ero saturo, forse chi ha fatto l'università ha vissuto momenti del genere. Non l'ho poi mollata, poi l'ho completata e mi sono affacciato al settore informatico dell'azienda che quindi non c'entrava granché rispetto al core business, poi però studiavo, ho iniziato un po' a lavorare, non ero un informatico, facevo economia io, però un po' di come poteva aiutare a facilitare i processi, la comunicazione, la tecnologia, un pochino ne capivo, le persone che avevamo, chiaramente erano loro poi che magari sviluppavano, è iniziato un bel percorso e mi ha dato modo pure di rafforzarmi, perché immaginate, sempre complesso. Un passaggio, l'entrata del figlio di perché vuoi non vuoi, non è detto che tu abbia delle qualità, cioè, te poi fatti degli anni in quell'ambito là, chiaramente serviva fare il commerciale. A quel punto, però, ero un po' più forte, estremamente preoccupato di scendere nell'arena. Io la definivo un pochino così, infatti, così feci fare. Sì, perché ci avevi comunque, o almeno me li ero automessi pure, poi no, in parte c'erano pure però le diffidenze, queste poi a distanza di tempo qualche persona me l'ha anche raccontato, ma umano e fisiologico.